Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Venauta, 52esimo episodio, una sorta di episodio extra, perché mi sono reso conto che adesso abbiamo un bel claim sul reame di Aquitania. Essendo noi imperatori adesso ci possiamo permettere di attaccare per prendere i titoli di re, e in questo momento dovrebbe succedere che il reame di Aquitania è questo. Quindi ci mancherebbe solo dopo Albarasin, e con lui avremmo una tregua, magari poi vediamo di inchiodarlo al muro e fare subito un'altra guerra, o la facciamo e perdiamo il nostro prestigio e chi se ne frega. Allora, vediamo un po' se possiamo chiamare gli alleati. Lui non vuole più. In another world, sei. Ok, quindi vediamo se la finisce. Lui nemmeno. Mi piace di più il francese, fa piacere. E se a lui facessi un regalo, quanti soldi ci vorrebbero? 294.4. Sempre questo. Kingdom di Leone. No, basta con i reami. Ho un figlio senza terre. Non credo si chiami Giovanni. Ok, quindi il nostro, diciamo, truppe personale dovrebbe già garantirci di essere a livello suo. Ormai è un imperatore solo di fatto. Vediamo un po'. Fazioni, come siamo messi? Ce ne sono un bel po', però non sono molto forti. Raised Levis, purtroppo. Gli mandiamo un regalino? No, non si può. Quindi dobbiamo aspettare che si ripigli a livello di leve. E vediamo un po' a livello di nostro reame. Chi sta incavolato con noi? Questo, Duca di Badajoz. Duca di Badajoz. Gli mandiamo a fare due chiacchiere il nostro caro diplomatico. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa per lui. Tutti che vogliono il reami, reami, reami. Vendiamo un bel regalo. Gli diamo un titolo. Parla un po' con il nostro diplomatico e vedi farti convincere. Allora, noi che cosa dovremmo assediare qui? Reame di Aquitania. Dov'è la sua? Mi sa che ci siamo mossi un po' troppo. È questa? Dov'è il re di Aquitania? Duca di Aquitania. Guardate, il titolo di re di Aquitania ce l'ha... Ah, ce l'ha lui. Vabbè, credo che... Non lo so a sto punto se devo andare a... ad occupargli la capitale o che, sinceramente, perché mo è strana questa cosa, non mi ricordo come funziona. Ok, allora posso mettere lui in galera perché mi ha detto di sta cosa, oppure lo posso minacciare e lui se ne sta fuori da tutte le fazioni. Sì, lo facciamo. Vediamo un po' se esce dalle fazioni. Esce? Non esce. Ah, si è incazzato pure. Potrei imprigionarlo perché non mi ha ubbidito. Questo farebbe scoppiare una guerra, però lui sta a capo di una fazione rognosa. Proviamo, tanto non ci riusciremo. Infatti, ah no, ci siamo riusciti? Incredibile. Incredibile, amici. Potrei rivocargli il titolo? No. Posso ammazzarlo? Posso bandirlo? No. Se lo rilascio, saranno tutti più contenti, però non mi piace. Nell'obliette. Lui però perde 20 di diplomazia, no? Vai, ciao. Allora, a me serve un Marshal, lo pare. Magari lo mettiamo al lavoro. Adesso stanno tutti lavorando. E qui dobbiamo stare attenti. Ah, eccole qua le truppe francesi, dai.
Ah, ci sono 600 qua, grazie. C'è pure il Sacro Romano Impero che si sta divertendo con il nostro amico. Vai. Che succede? Fa una guerra de jure su qualcosa. Andiamo pure noi, va. Ah, dammi tempo. Ah, ecco perché... Aia! C'è morto il re. Questo è il nostro erede. Ermengol. Questi siamo noi adesso. Lui ha solo 565 di prestigio. Adesso dobbiamo stare attenti alle fazioni che usciranno fuori. Che nuovo re, succede sempre così. Ok, vediamo un po'. Lui 24. Regalo 21. Perfetto, mi piace. Lui 16. Abbiamo un 26 qui addirittura, signori. Regalino. Sì. Nostro figlio come steward non mi piace. È anche bravo, però purtroppo rischiamo che ce lo ammazzano. Un capo delle sfide 23. Ok. Qui 19, perfetto. Allora, colleziona tasse, migliora truppe. Non facciamoli lavorare nessuno di questi. Poi vediamo a livello di reame chi ci ama e chi ci odia. Ci odiano tutti, fa piacere. Vedi, Duca di Castiglia qua. Lo dobbiamo cominciare a lavorare. Io ho 10 titoli ancora. Sì, perché ho il Ducato di Leon, Ducato di Granada. Cazzo. Vediamo un po' i nostri titoli. Un po' sparsi a capo. Ah, quindi quel tizio ha perso il titolo. Ducato di Valencia ce l'ha lui. Io ho un claim su Duca di Portogallo, c'ho anche un claim su Sacro Romano Impero, come sempre. Cioè weak. Vabbè, andiamo avanti così. Poi metteremo a posto. Lui sta in un'altra guerra, comunque non vuole. E lui viene, grande, vieni. No, non dovrebbe servire, però... Casomai si dovessero alleare al francese nel frattempo. Evitiamo scherzi, ci è capitato in passato. Duke Child, bene. Allora, vediamo un po'. Tutti così stanno messi. Facciamo il Duca di Portogallo, che almeno arriva a 80 e non entra in nessuna fazione. Venite, venite. Aspetto tutti a braccia aperte. E fatevi pure il duello, come vi pare. E 1600, ma dove li porti a sacrificarsi? Nostro figlio, diligente, sì. E poi manco guardato lui come sta messo. Non è nano, finalmente. E è tutto verde, eh. Bravo ragazzo. Bravo ragazzo. Gentile. Mite. Caritatevole. Umile. Pregevole. Tocco di mira. 9, 5, 19, 8, 8. Non sa combattere. E infatti, perché stai nelle truppe? Ostia, mi dimentico sempre questa cosa. Che rischio. Eccolo qua l'inglese con 15.000 truppe, fiero. Vieni giù. Chi mi hanno fatto fuori? Il cappellano di corte, 22. Vieni disinformazione, facciamo un cazzo a nessuno, che siamo già precari da soli così. Lui piglia 6.500, mi fa prendere un po' di war score, sì, 3%.
Nostro figlio? Sembra più vecchio di noi. Dai di sta barba, ragazzi. Ma vediamo un po' con chi ci riusciamo a sposare. Duchessa di Kent, duchessa di Ascalon. Già se riusciamo a infilarlo in qualche letto francese, no, un po' difficile. Poi vediamo qua. Arrange a throttle. Political concern. Questa? Manco ti piace. Chi sarà mai sto principe? Oh, vediamo il secondo genito. Abbattene. Hispania. Chi si ribellano? Il Romano Impero come sta messo? Sempre 60.000 uomini. Troppo forte per noi. Un osso troppo duro. Non so quanto tempo ci voglia per fare questa guerra alla Francia, eh. Allora, vediamo. Controls Aquitaine. Quindi siamo nel posto sbagliato. Aquitaine è questa. La capitale è questa. Che è questa? Angoulême? Vabbè, andiamo ad Angoulême. Poi c'è proprio una provincia che si chiama Aquitaine. No. Com'è bello passeggiare su. Ah, qui. Dacia of Aquitaine, Kingdom of Aquitaine. Non c'è una provincia che si chiama Aquitaine, vabbè. Vediamo qua. È stato fuori 2900 truppe. Azioni crescono. Un altro figlio da far educare. Oh. Ok. Abbiamo gente in galera importante, eh? Il re di Galizia. Può essere il re di Galizia. Il mio vassallo. Ma il titolo? Ah, l'avrei ereditato quando è morto papà. Quali sono le relazioni con... Allora, lei, Ransom, e cavolo nessuno. Allora, lui ci odia. Ho troppi ducati. Allora, release from prison, così se li pigliano tutti. Che ducati ho io? Perché è un casino leggere qua. Ducato di Granata, Ducato di León e Ducato di Barcellona. Ducato di León, c'ho titoli sotto? Uno. Ducato di Granada. Kingdom of Galicia, grande. Mi odio. Dai che diamo una mano a questo parente. Gli diamo il Ducato di Granada e la Contea di Granada. Ma poi creiamo mostri. Quindi il re di Galizia in questo momento non ci dovrebbe straodiare, infatti. Once control Duke of Portugal. Ma ce l'ho io il Ducato di Portogallo? No. Ok, con calma, eh. Offer transfer vassalage di questo. A posto. Questo. Questo è. Era facile, eh. Cancelliere, però era buono il diplomatico dei Possino. Allora, vediamo un po' il prossimo. È possibile che il Ducato di Castiglia è più potente del re di Galizia? È incredibile.
Ah, ho sbagliato, vabbè. Come va con le fazioni adesso? Ancora qualche fazione rognosa. Vediamo lui perché ci odia. È un rivale addirittura. Dove sei tu? Sei di Andalusia. Arriva un diplomatico a corte. Vediamo un po' se uno è bravo. Meglio quello che c'ho. E sono questi 1000 uomini qua, scusate, eh? L'ho diviso e li ho spostati io? Non avevo 8000 uomini qua? Avrò fatto qualche casino. Sicuramente. L'Inghilterra è fuori dalla guerra? Sembra di sì. Come mai? L'Inghilterra è fuori dalla guerra. Re di Francia è diventato maggiorenne. Quanti uomini c'hai? 7640. Ok. 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 Non so come sia successa quella cosa, ma è successa. Non mi ricordo di aver spostato le truppe da lì. Ecco, mo c'è becca, eh. Tu stai andando già lì, ma non ce la farai mai? O forse sì? Sì, l'abbiamo fatta. Ammazza, oh! Hanno dei seri problemi gli amici, eh. Non bastiamo per quell'assedio adesso. Non ho più alleati, però. E lui in un'altra guerra non verrebbe uno. Poi ha 3000 uomini. Vabbè, io potrei fare pure pace bianca a Santa Notte. Ovviamente ne ho tutta sta voglia, però vabbè, andiamo. Ah, hanno vinto la crociata. Chi si è preso il titolo? Il Sacro Romano Impero. C'aveva l'antipapa il Sacro Romano Impero. Sì. Come cazzo è possibile? Cioè, il Sacro Romano Impero ha un antipapa, partecipa alla crociata e gli dai il titolo? È possibile. È impossibile. Cioè, sono uno scisma in questo momento. Ma sto gioco alle volte fa delle cose impossibili. Delle cose impossibili. Siccome il Sacro Romano Impero non era abbastanza forte, diciamocelo. Però ha 34000 uomini in questo momento, eh. Sarebbe attaccabilissimo. Cosa è successo? Infatti è cambiato il re. Ecco perché. Io mica c'ho il claim che si può fare. No. I fraticelli dappertutto stanno uscendo, eh. Fa nulla, i cavoli tuoi. Ok, ho solo due fazioni, non sono molto grandi, ringraziando Dio. Soldi, soldi, soldi. Di nuovo si perdono soldi. Non pari pari. E qui hanno recuperato un po' il numero. Ok, quanto tempo manca? Manca meno di un minuto. Avrei voluto regalarvi l'emozione di vedere quasi tutto il territorio preso, però. Purtroppo. Perfetto, migliorato le relazioni. L'imperatore di Francia controlla l'Aquitania meno 31%. Quella battaglia di Parigi pure ci è costata uno sproposito. Educate Child, non gli è fotte un cazzo a nessuno di questa, quindi non so.
Questo è il nostro nipote. Nemmeno mi fotte niente a nessuno. Vai pure con Dio. In questo momento ho solo un alleato. Non è una bella. Qui? Come siamo messi? Femminucci. C'è. Che no, è dove c'è il Arrange Betrothal. Con lui. Mi devo fidanzare con lui. Arrange Betrothal. 8. Voi? Non voi. Inghilterra. Arrange Betrothal. Voi? No, perché? Non ti piace. Questa? Non ti piace. Non è manco nessuno alla tua corte. Arrange marriage. Ma levami sta ragazzina da qua adesso. Vediamo un po' se riusciamo. Si incarta il gioco. Allora, Inghilterra, erede. Arrange Betrothal. Tra te e mia figlia. Ah, eccolo qua. Sono eredi uno dell'altro. Vada via. Ok, perfetto. Vediamo un po' se riusciamo a liberarci di questo. Noi abbiamo preso un'affinità, mo che ci penso. Scholarship focus. Siamo sempre family for. Siamo tanti figli. Vediamo se quando casca qualcosa qui cambia qualcosa in maniera di... come dire, sarebbe il primo titolo in Aquitania che casca, perché sennò se gli devo prendere tutta l'Aquitania per far fermare quel contatore siamo fritti. 32%, ecco qua, non controlla più tutta l'Aquitania. Questo era. Allora, a questo punto lui viene adesso, bravo. Ok, a questo punto basta. Faremo un mega episodio a questo punto, però dai, voglio chiudere la serie così. Come va col re? Solo 42,5%? Con un po' di soldi comprerei un bel po' di gente, a quanto pare. Ma lui vorrà sicuramente il ducato, la contea di Castellón. Oh! Già sotto numero, so che tu sei duca di Valencia, ma... è che noi ci interessi più. Tanti accordo. Posso levare? No. In prigione c'ho qualcun altro di famoso? No. Ok, questa ce la pagano. Questa ce la pagano. Questa mi sa che dobbiamo aspettare. 25.000 uomini a morire così. Ci hanno buttato giù le truppe, non me ne sono accorto. Che ho fatto? Dove stanno i 3.000 nostri, scusate? Mi sa che l'ho raccolti e l'ho portati qui sotto. Beato me. Però lo svedese è arrivato, nel frattempo. Guarda questi quanti uomini perdono per attraversare le Alpi.
Quindi separatesi. Ok. Ho perso qualcuno. Il Marshall. Ah, mettiamoli così. Aspetta, tutti qui. Rotto le scatole. Quanto 6%? Quanto 2%? Quanto 2%? Andiamo alla capitale del Ducato di Aquitania. Non sono più umile. Piacere. Dai. 3-4. Vabbè, ha ripreso Parigi. Ora 66% solo? 69. No, continuiamo col Ducato di Aquitania. Un po' di gente si incazza. Sto partendo tutto l'esercito, ma voglio dare una mossa a sta cosa. Sta diventando una barzelletta. Qui c'è addirittura le malattie. 75%. 83%. Ok, qui c'è la Francia. Altro colpetto. Perfetto. Ok, divento poeta che è meglio che depresso. Dai. E che vuoi? Ah sì. 86%. Bordeaux. La gente c'è a Bordeaux. Una fraccata. Aspetta. Cerchiamo, ci farà male, ma bocciato. 92%. Ah, dai, finisce sta guerra. 98. 100%. Ah, mo di... mo fa pace, mo. Eccoci qua. Allora, praticamente, quindi adesso sarebbe rimasto per prenderci la Spagna solo sto pezzetto qua. Però, sinceramente, non mi smetto di aspettare 10 anni per sta cosa. Lui ha 6.000 truppe. Quindi tra 10 anni potremmo tranquillamente attaccare per prendere Albarracín, quindi avremmo sicuramente poi a quel punto tutta la Spagna completamente sotto di noi, però alla fine non è più un grosso problema. Noi potremmo potenzialmente in questo momento disporre di 35.000 truppe, più eventuali retinue che non so, che sicuramente ho perso. Potremmo addirittura forse impensierire il Sacro Romano Impero in questo momento. Solo che purtroppo non riusciamo ad usare il casus belli per, come dire, usare il nostro claim. Perché per usare questo claim dovremmo... se lui adesso morisse, ci sarebbe una donna e quindi io potrei usare il claim. Addirittura che sarà sposato col bizantino, niente meno. Casino. Va bene. Un'altra cosa che si potrebbe fare è dichiarare un antipapa, attaccare il papa e finalmente renderlo vassallo, cosa che non abbiamo fatto nell'altro episodio. Dopodiché potremmo attaccare il Sacro Romano Impero, quantomeno per fargli deporre l'antipapa, perché in questo momento
Ah, la fede di questa è 84%. Quindi, però io non posso richiedere un'invasione a lui perché lui non ha lo stesso capo. Quindi se io lo attaccassi, gli facessi deporre il Papa, sarebbe un'idea. Però io, per quanto mi riguarda, ho raggiunto il mio target. Sicuramente adesso prenderò una pausa da questa serie perché c'è sta Crusader Kings 2 è successo un game. Fatemi sapere voi nei commenti se volete che un po' la continuiamo e magari, come vi ho detto, piazzando il Papa qui, facendogli posare l'antipapa a lui e dopodiché provare a richiedere l'invasione finalmente, magari del Sacro Romano Impero, che credo che sia, nonostante noi siamo diventati più grossi nell'ultimo episodio, 309 contro 381, quindi è quasi il doppio di noi, magari con un po' di giochi di alleanza si potrebbe riuscire a battere. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Se volete che si continui, dovete aspettare qualche settimana dopo il Succession Game. Se no, noi ci cominciamo un'altra serie. Grazie come sempre, alla prossima.